furto nella notte al distretto sociosanitario di via Guadagnoli ad Arezzo. Alcuni ladri hanno forzato l'ingresso principale della Casa della Salute della USL 8 e una volta penetrati all'interno hanno scassinato il riscuotitore automatico di ticket sanitari, da dove hanno prelevato il contenuto. Nella cassa c'erano 11.453 euro in contanti. La cifra è stata rilevata dalla società Bassilichi, che ha in gestione questi apparati e che a distanza controlla per via telematica entrate ed uscite. A scoprire l'avvenuto furto è stato il servizio di vigilanza notturna quando ormai i ladri si erano allontanati. La direzione del presidio ha sporto denuncia alla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini. Al momento è ancora ignota sia l'identità che il numero di malviventi che hanno preso parte al furto. Intorno all'1:30 di notte i residenti della zona hanno sentito un forte boato che potrebbe coincidere con lo scassinamento della macchinetta del peso di 600 kg, letteralmente divelta dal pavimento. I pezzi di lamiera rossa si trovano adesso nel cortile interno del presidio sanitario. L'azienda sanitaria ha comunicato immediatamente che gli uffici del distretto, compreso il CUP che si trova nell'area interessata dal furto, non hanno subito alcun intralcio nella loro attività, che oggi si è svolta regolarmente. La ASL ha un contratto di gestione di assicurazione per questi impianti con la società Bassilichi, pertanto, comunica l'azienda in una nota stampa, sarà presto ripristinato un nuovo apparato per i ticket sanitari ed eseguiti i lavori agli infissi e alle scale esterne che sono state danneggiate.